Levatevi! Porca miseria! Porca miseria! E come faccio a fuggire? Mi hanno bloccato i birilli, i cosi, ma... Cos'è quella roba? Cos'è che c'è lì dentro, buon salve? Porca miseriaccia! Sono stracagato in mano! Apri la porta e scappa, apri la porta e scappa! No, 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 mi nascondo qua dietro? Vediamo un po'. Oh, aiuto, non vedo niente. Ancora più inquietante! No, no, no! Oh mio Dio, mi hai fatto stracagare in mano! Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Garten of Banban 2. Dovremmo riuscire a completare anche questo secondo capitolo. Gioco che non vincerà di certo il premio come titolo dell'anno effettivamente, ma vi riconosco che ha il suo fascino come tutti questi indie horror di produzione molto dubbia, ma vabbè, dettagli. Signori, faccio giusto un piccolo annuncio, diciamo mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Ho visto che nel video di ieri di Garten of Banban in molti si sono offesi, anzi o hanno offeso direttamente il sottoscritto per aver scelto di portare un contenuto per i più piccoli, che mi è stato ampiamente chiesto nell'ultimo mese per l'appunto dal pubblico più giovane. Allora, ragazzi, teniamo in considerazione che questo canale è vivo per miracolo, solo perché sto continuando a cercare di portare contenuti di un certo livello e non mi sono arreso di fronte a tutte le avversità. Quando la maggior parte dei miei colleghi, siamo onesti, portano contenuti spesso... dai, diciamo di dubbia qualità, senza puntare il dito contro nessuno, pur di riuscire a mungere views, il pubblico più giovane e via dicendo. Quindi se ho scelto di fare qualche video extra per cercare di tenere a galla un canale che so che per voi probabilmente domani mattina, se muore The Long Gamer come canale, ne trovate un altro milione, ma se a me muore il canale, io devo trovare un altro modo per pagare le bollette e tutto il resto. E ve l'ho detto più volte, questo è un canale che non ha mai avuto un grande successo, proprio perché ho cercato di essere la voce fuori dal coro. Ogni tanto, purtroppo, devo anch'io portare quei contenuti che magari fanno storcere il naso alle persone un po' più adulte, ma che a quanto pare saranno adulte all'anagrafe, ma nei commenti spesso si dimostrano più bambini di quelli che effettivamente sono il pubblico giovane del canale. Parlo ovviamente solo di quelli maleducati che si sentono in dovere di vomitarmi addosso il loro giudizio e si sono dimenticati che io sono uno sconosciuto che non viene pagato dal pubblico per fare quello che fa, voi fruite dei contenuti gratuitamente e che non pretendo di essere ringraziato, ma almeno richiedo di non essere insultato nei limiti del possibile. Ma ciancio alle bande, vediamo di riprendere da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Nei commenti mi avete anche detto che non sono un bambino, sono il genitore di un bambino. Ok, ora ha molto più senso, è che in realtà mi sembra di essere tanto basso. O sono tipo il padre o la madre di un bambino alto 1,50 m, allora si spiegherebbero un po' di cose. Allora, quel bastardone di Banban ci ha tratto in inganno senza il benché minimo rispetto e ha detto di averci sottoposto a un'operazione chirurgica. Io mi sento bene, cioè non ho più il culo, le gambe e tutto il resto, ma forse non li avevo neanche prima. Allora, siamo bloccati qui, questo pulsante non si attiva, dobbiamo probabilmente ridare corrente dall'altra parte. E c'è un baratro dall'aspetto molto inquietante. Allora, se notate bene ci sono delle X sulle pareti. Ho la vaghissima impressione, ma questo coso non si attiva? No, effettivamente no. Che dobbiamo spararci il nostro drone. Ah, adesso ho capito. Aspettiamo che si schianti anche di là, ottimo. Ci serve per riuscire a distruggere... Ma là, dillo che sei pirla. Vai un po' più in là, razza di idiota. Ce la fai stavolta? Bravo, Kronk. Ottimo. Ci serve per distruggere il suddetto vetro. Nessuno di questi interruttori è funzionante al momento, ma abbiamo trovato una tesseraina. Ah, ok, questo funziona. Davvero? Oh, e all'improvviso la luce. Ok, decisamente molto meglio. La suddetta tesserina penso di poterla inserire qua dentro. Non so cosa io abbia fatto. Aspetta un attimo, Ciccio. Vieni da questa parte, perché anche qua c'è un interruttore. Mi domando come mai ce ne siano due. Non mi dite che avrei potuto attivare la corrente fin dall'inizio? Forse non me ne sono accorto io, ma tutto questo per... Bonsa... Ah, ok! Sta scendendo qualcosa, un ascensore, che cosa buona e tanto giusta. C'è anche un documento. Ah, un altro esperimento, il diavolo. Una fusione ancora una volta tra un umano e il Givanium. Deve essere una sorta di sostanza che loro hanno utilizzato per l'appunto per creare queste creature, devo dedurre. Ma la base stessa comunque è il DNA umano. Devono aver usato qualche forza proveniente dall'abisso. Curiosamente questo soggetto ha i ricordi della persona che è stato il donatore del DNA ed è anche in grado di parlare in maniera tranquilla, normale. Quindi, ah, ma si tratta ovviamente di Banban, quindi in effetti non ci ha neanche attaccato. Ok, mi ha tirato una randellata dietro le orecchie. Il soggetto stesso, a quanto pare, è confuso dalle circostanze e gli scienziati erano stupiti perché la maggior parte dei loro esperimenti... Oddio, un altro di questi ascensori... Era aggressivo verso lo staff e verso i bambini. Scusate, sviluppatori, non per criticare, ma non potevate creare una nuova piattaformina? No, l'hanno riciclata completamente! A meno che io non stia per essere attaccato nuovamente. No, ti prego, dimmi di no. Incrociamo le dita.
Ok, dobbiamo arrivare fin là sopra. Per quanto questa struttura, ammettiamolo, non ha il benché minimo senso. Mi avete detto che in questa seconda parte dovrò tirare decisamente molti, ma molti più porchi. E dove siamo arrivati? Oh, sembra un corridoio molto pacifico in effetti. Ti prego non mi abbandonare, tornerò a bordo nel caso incontrassi dei pericoli. Buongiorno, c'è nessuno? Sto cercando il mio tenero e docile bambino. Cos'è quella roba? Cos'è che c'è lì dentro? Buon salve. Porca miseriaccia! Sono stracagato in mano! Non passare. Vuole ingannarti? Ah! Ma ti nascondi lì dentro? Cioè, posso tipo arrivarti qua e farti... Ok, pensavo che mi tirasse una pacca col braccino. Ma mi palpeggia, buongiorno. Ah, ok! Sì, vabbè, ma non ero neanche vicino. Au! L'osso del collo mi serviva. Scusate, qualcuno mi può gentilmente reincarnare? Ora che ci penso bene, questa non è la stessa creatura che ci ha attaccato sul finale dello scorso episodio? Sì, in versione molto ma molto più grande. Mio Dio, è sempre verde in effetti. Oh mio Dio, aspetta un attimo. Buongiorno, che sta accadendo qui? Ma sono morti? Chi cocchio li ha uccisi? Vediamo un po', posso aprire le varie stanze? Sembrerebbe di sì. Aspetta che ci sono porte letteralmente dovunque. Assicuriamoci che non esca nessuno. Buongiorno, buon salve. Mio Dio. Sì, devono essere tipo deceduti male. Ma quante ne hanno create di queste creature? Sì, sembrano delle specie di mascotte per i bambini. Ma come avete visto, non sono proprio tra gli animaletti più pacifici e pucciosi del mondo. Alcuni si assomigliano anche. Cosa? Oh, scusi, signore. Le si è staccato un occhio? Vuole che le chiamo qualcuno? No, mi spiace, non glielo posso palpeggiare. Bambino, infante, elefante, pesce. Probabilmente gli stavano insegnando a parlare o a comunicare in qualche modo. Perché si sono messi a creare queste creature? Dubito che gli servissero le mascotte stile Freddy Fazbear Pizza e compagnia bella. Ok, vediamo se possiamo aprire anche questa. No, per questa ci servirà una tesserina. E da questa parte la strada è completamente ostruita. Cioè potrei anche passare, ma dobbiamo probabilmente trovare un modo per sconfiggere il bastardone. Entriamo anche da quest'altra parte. Distrarre prima dell'estrazione. Ah, è il mostro che abbiamo visto prima. Quindi dobbiamo ottenere qualcosa, estrarre qualcosa, che presumo dovremmo mettere qua dentro e attiverà questa porta. Come funziona tutto ciò? Perché non ha il benché minimo senso. Ah, ho trovato lo steam pack di Fallout, ma vabbè, dettagli. Controlliamo che non ci siano documenti, pulsanti o altre cose nascoste. Quindi devo ciucciare, detto così suona male, e depositare qua. Ah, ha tutto molto ma molto senso. Probabilmente ci sarà la chiave che mi permetterà di aprire la porta qui a sinistra. Non vedo l'ora di scoprire quali nuovi mostri ci attenderanno. Per adesso è stato tutto relativamente tranquillo. C'è anche un cannone, non me ne ero accorto. Detto così suona male, ma chi è che ha messo un cannone qua? Ok, mi sa che manca solo il signore laggiù. E io come... come lo distraggo? Perché appena ci avviciniamo lui mi percuote senza neanche minimo rispetto. Oh, giusto. Ci ho pensato dopo. Dronino, bravissimo Kronk. Vai ad accecarmi il mostro. Beh, in teoria dovrebbe funzionare. Allora, cerchiamo di stare abbastanza vicini. No, ti devi schiantare contro l'occhio del mostro. Ce la puoi fare? Ok, ha funzionato. No! Ok, non devo palpeggiargli il coso se non mi afferrà a prescindere. Che balle, devo rifare tutto da capo. Sì, devo rifare tutto da capo. No, davvero, chi ha programmato i checkpoint di questo gioco a calci in culo, santo cielo. E che cocchio. Ok, facciamo che stavolta vado a prendere il resto dei campioni di DNA in un secondo momento. Vai, accecalo. Accecalo! Drone, sei un po' rimbecillito quest'oggi? Ok, ma posso prendere anche da qui, no? Ah, l'ho preso! Ok, devo solo pazientare mezzo secondo in più. Porca la miseria, per un secondo mi sono spaventato. Mi sono visto il tentacolo in faccia, che cocchio. Sicuramente il signore sarà leggermente incazzato, ma vabbè, dettagli. Allora, mi manca un ultimo campioncino. Buongiornissimo, scusi, Porti pazienza, è una giornata difficile per tutti. Depositiamo il tutto qua dentro. Non so come io abbia fatto a inserircelo, ma vabbè, dettagli. Ancora uno e... a posto? Sì, vabbè, è la serratura più strana che io abbia mai visto. Un fuoco d'artificio. Oh, c'è un cannone più fuoco d'artificio, uguale. Facciamo chiudere un occhio a qualcuno. Vediamo un po' se la mia teoria è corretta. Wow! Sì, direi che non ha gradito più di tanto.
Posso entrare adesso? Buongiorno? Oddio mio, non è che si nasconde lì, vero? Ok, provo. No, non provo, paura. Ho trovato un cappellino, che culo! Lo possiamo mettere sul nostro drone. Hai ancora il cappello da cowboy? Perfetto, è la cosa più importante. Allora, questa la dovremmo poter aprire tranquillamente. Vi ricordo che ci hanno anche ciulato tutte le tesserine. Peraltro, lo scorso episodio, quel bastardone di Bamban se le prese dalla prima all'ultima. E abbiamo la tesserina rosa. Fatemi controllare che non ci sia nulla. Direi di no. Ok, fino adesso tutto... aspetta che non spunta di nuovo. Relativamente tranquillo. Ho le mutande rinforzate, quindi sono pronto letteralmente a tutto. Dai. Apriti veloce. Oh. Oh! Ho capito dove siamo. Siamo, diciamo, nella lobby, più o meno. Vi ricordate? Eravamo qua all'inizio dello scorso episodio. Dio! Miserco! Buongiorno. Aspetta, questo era... Pavento, porca la miseria! Questo era lo schifo che ha provato ad aggredirmi? Oh mio Dio, mi hai fatto stracagare in mano! Ma è morto? Perché si muove ancora decisamente troppo? Ok, facciamo ruotare il tutto. Oh, che inquietudine over 9000 che voi non ci avete idea. Allora, datemi un secondo, fatemi ruotare ancora la piattaformina, perché lo scorso episodio ho trovato una registrazione che non sono andato tuttavia ad ascoltare. Buongiorno, aspetta che non abbiano inserito qualcun altro o mi torna il ragnetto. Vediamo un po' se ce l'ho ancora. Ma levati, porca la miseria, nell'inventario. Ok, sembra ban ban. Ti prego, non mi dare altre cose da sottotitolare. Dovrebbe accadere qualcosa? Buon salve. Presumo che lo abbiano imprigionato a lungo. Mi domando cosa gli sia accaduto. Come ho detto, a parte avermi preso a randellate dietro la nuca, non ha fatto molto altro. Ok, io del leader ragno non ci torno. Orca miseria, mi ero già dimenticato di nuovo. Mi è andata la saliva di traverso, ma porco cane. Dai, eh. Ok, da questa parte non siamo mai stati. Il settore dei test. Oddio, che test conducete qui? Porcaccia la miseriaccia, ho paura di quello che potrei scoprire. Questo è disattivato. Abbiamo un ulteriore documento. Allora, soggetto numero 10, l'uccello. Sì, lo abbiamo buttato di sotto lo scorso episodio. Quindi hanno preso un fenicottero rosa e lo hanno immerso nel ghivanio. Allora, gli hanno modificato il DNA in modo tale che diventasse aggressivo solo verso determinate categorie demografiche, mentre verso alcune invece è completamente protettivo e ha un atteggiamento quasi materno. Pertanto non si fa troppi problemi ad attaccare tutti quelli che non gli piacciono, e bisogna fare attenzione perché è dotato di un becco molto affilato. Che culo! Ah, sembra che sia stato programmato, diciamo così, per non attaccare i bambini. Ecco perché mi attaccava, perché sono un genitore. E dicono ad eccezione dei casi 10A, 10B, 10C, 10D, 10E e 10F. Se lui è 10, ci sono altri 6 soggetti simili a lui. Per questo hanno delle letterine. Lo avranno clonato? Vai a sapere. Allora, ci sono altri interruttori. Buongiornissimo. Ammetto, sta dinamica del drone ci può anche stare. Il problema è che è lento da far schifo ogni volta. Ok, interruttore 1. Fammi anche di interruttore 2. Oddio, ce ne sono altri anche qua sotto. Tutto questo per... aprire la porta lassù, va bene. Hai sbattuto letteralmente su qualunque cosa. Aspetta un attimo. Ah, ma questo è il galvanio lì, come cocchio si chiama? Oh, quindi è una sorta di risorsa liquida. Anzi, è un nuovo elemento. Aspetta un attimo, intanto lo spalmo. No, no, non lì. Porca la miseria. Ve l'ho detto che le collisioni in sto gioco sono fatte a schifo. Dicevo, tramite le interazioni con l'abisso, sono riusciti ad estrarre un nuovo elemento della tavola periodica che gli ha permesso di creare le suddette creature. A posto? Ti prego, apriti. Non è successo nulla. Aspetta! Il pad sulla scrivania. Giusto? Quindi questo ha attivato la porta al piano di sopra. Ah, che bello! Posso personalizzarlo ancora una volta. Yay! Gli mettiamo il cappellino, quello stupido stile anni 50 negli Stati Uniti. Dovrebbe essere anche blu. Vediamo un po' se queste robe funzionano per davvero. Sì, è tanto blu. È il cappellino idiota. Perfetto, così lo riconosco molto ma molto di più. E non mi ero accorto effettivamente. Oddio, io qua non ci entro. Questo corridoio è lungherrimo. Dicevo, non mi ero accorto che quando siamo precipitati con l'ascensore mi si fosse danneggiata l'antenna del nostro trasmettitore. Perché c'è un corridoio così lungo e inquietante? La cosa bizzarra è che questo effetto onde sul pavimento ti fa percepire la stanza come se ondeggiasse
verso un lato e verso l'altro. O sono solo io che mi sto intrippando male? Vediamo un po'. Ecco, ecco come sopravvivere a un attacco di una lumaca gigante. Quando gli occhi sono così, fermati. Quando gli occhi sono colà, vai. Oh, ok, perché può allungare... Sapete che c'hanno gli occhi con le antenine e tutte cose. Oddio, sto per essere attaccato da una lumaca gigante? Ciao Ciccio, come va? Tutto bene? Allora, vediamo di fargli attivare ancora una volta i vari pulsantini. Numero 1. Forza, numero 2. E ho paura di quello che incontreremo dietro quella porta. Ok, allora, devo ricordarmi di guardare gli occhi. E il gioco è fatto. Buon salve. Tu mi sembri una lumaca. Buongiorno. Salve. Possiamo risolverla civilmente? No, 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 no. Tu? Chi è? Buongiorno. Posso fidarmi di lei? Ebbè, non vedo altre soluzioni. Aiuto, aiuto. Chiudi la porta, chiudi la porta, chiudi la porta. Vabbè, vabbè, vabbè. Chiudi, 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 chiudi. Ok, dimmi che non sono finito in un'altra trappola. Spavento. Buongiorno. Salve, signora. Mi perdoni? Chiedo scusa umilmente. Ah, questi sono gli studenti? Oh, ok. Scusi, do un'occhiata giusto per capire cosa mi chiedete di fare. Ok, mi siedo, scusi. Non farla arrabbiare, Lonino. Ok, class, so the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others. Prego. Come, scusi? Ah, meno male, perché mi ero preoccupato. No! Hanno messo in punizione il mio drone. E vabbè, complicala di più. Cosa devo fare? Ah, devo cliccare su uno dei nastri qua. Ragazzo drammatico, ragazzo intelligente, ragazzo molto intelligente. Ha preregistrato le risposte? Come funziona sta cosa? Sì, maestra. Ok, è andata di culo, per un secondo ho temuto il peggio. Ma no, maestra, avanti. Direi ragazzino drammatico. Che peccato. Ok, dobbiamo fuggire da quest'aula assolutamente. Che miseria, ma dovete smettere. Sta scendendo considerevolmente. Facciamo che vado da questa parte. Mio Dio, si sono messi a insegnare ai bambini. Ma mi prendi in giro? Ehi, vuoi salvare questo tizio, questo sfigato? Dacci i soldi del pranzo. Ma io non ho dei soldi del pranzo. Questa che cos'è? Ah, della gomma da masticare. Ti prego, salva il nostro amico. È stato bullizzato laggiù. Oddio mio, ha creato anche delle dinamiche interne. Perché c'è gomma da masticare letteralmente dovunque? Perché io sto raccogliendo della gomma da masticare. Ho trovato anche un altro bambino poco popolare qua sotto. Aspetta che c'è ancora altra gomma da masticare. Questi sono i tizi popolari. Noi siamo i bambini popolari e mangiamo le gomme. Procuraci delle gomme da masticare e ti daremo del denaro. Ok, basta così. Ok, abbiamo il denaro che possiamo mettere invece qui. Posso recuperare questo, metterlo da quest'altra parte. E... oh, ok. Per un secondo non capivo cosa dovesse accadere. Ho gli occhiali da bambino figo anch'io. Oh, che succede? Che ho fatto? Attention everyone. This announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Certo signore. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student believed to be accompanied by a drone. Ma chi è che ha i droni avanti su? Call Principal Ban Ban's office immediately. Ma stanno amministrando loro la struttura, quindi. Hanno preso completamente il controllo. No! Tua nonna in cariola. No! Oh, what am I saying?
Hey, you're one of the cool kids. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Ah, è vero, è vero, è vero. Take a seat with the cool kids where you belong. Va bene. Dronino, come stai? Giornata difficile, eh? Ecco fatto, a posto. Cosa mi insegni di bello? Ok, kids, the next lesson is science. Sono bravissimo in scienza. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom break. Io dovrei respirare, scusi. Ma non trattengo il respiro molto a lungo. Ok. Quanto è caldo? Caldo rumore? Non era male. No, 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 no. Ok, non fa... Ma a parte che ha risposto lui, perché te la devi prendere con me? Ti prego, non mi far reiniziare la giornata dall'inizio, perché piango nel profondo. Ok, so che farà strano un video del telone da 20 minuti, ma purtroppo non ce la faccio a sottotitolare tutto. Ci vuole una marea di tempo a tradurre, sottotitolare, temporizzare i sottotitoli. E più avanti ci sono intere lettere da tradurre. È un casino, mi ci vorranno ore e ore di lavoro. E pertanto, alla terza ed ultima parte, sarà sempre breve, la rimando a domani, vedo se già domani mattina, così la concludo per i bambini più piccoli del canale. Spero che invece i bambini più grandi saranno contenti che concludiamo questa serie e possiamo ritornare alle serie principali. Che non si guarda nessuno. Yay! Scusate se mi tolgo qualche sassolino dalle scarpe. Ma non avete idea di quanto sia difficile ogni tanto mandare avanti un canale in cui il 90% del pubblico non ti guarda i video e c'è tanto impegno e tanta cura. Ad ogni modo, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi mando a lezione con la prof, che come avete visto è una personcina un po' particolare. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!